Grazie, eccomi tornata con un nuovo video, un altro appuntamento della rubrica Cosa mi metto? E oggi ho deciso di parlarvi, diciamo, del primo appuntamento. E qui, insomma, la cosa è molto molto personale, quindi non, cioè, magari molti di voi non concorderanno con me. Sai di fatto che ho scelto questo outfit qui, dove, come vedete, ho scelto un semplice leggings nero e con una blusa, possiamo definirla beige, e delle ballerine beige, borsa beige e degli accessori dorati. Un look davvero molto molto semplice, ma allo stesso tempo carino e anche magari elegante per una serata. E per quanto riguarda il make-up, non ho voluto azzardare, cioè con questo outfit avrei fatto sicuramente un trucco molto più carico, soprattutto più acceso, più sui toni del dorato e del nero, insomma, avrei comunque osato molto di più. E invece, comunque, essendo un primo appuntamento, come potete vedere, è un trucco davvero molto molto nude. E tra l'altro è uno di quei trucchi che faccio anche spessissimo e per tutti i giorni quando sono di fretta, perché come vedrete è anche molto molto veloce da realizzare. E niente, fatemi sapere se vi piace e vi lascio al tutorial. A dopo! Iniziamo subito applicando un correttore e utilizzo l'Instant Anti-Age della Maybelline. Questa è la colorazione light. Applico un primer su tutta la palpebra mobile e utilizzo questo qui della MUA, il Pro Base Eye Primer. Come ho detto, voglio creare un trucco molto nude, quindi nessuna palette potrà mai essere migliore della Naked 2. E vado ad applicare all'inizio dell'occhio e Booty Call, che è questo beigiolino leggermente rosato. Vado a sfumare nel resto dell'occhio il marroncino opaco Tease. Con un pennellino piccolo da sfumatura tipo questo, vado ad applicare a fine dell'occhio Busted, che è questo marrone scuro. E lo vado a sfumare bene. Con un pennello ampio da sfumatura vado a prelevare Foxy, l'illuminante, e lo applico nell'arcata sopraccigliare. Non voglio andare ad appesantire lo sguardo con un eyeliner e quindi andrò ad applicare una matita all'attaccatura delle ciglia. E userò una matita, diciamo, non una classica matita marrone o nera, ma userò il pastello di neve caramello, che è, diciamo, un marrone leggermente satinato. Nella rima interna invece dell'occhio vado ad applicare una matita nera e utilizzo il pastello Liquirizia. E sotto l'attaccatura delle ciglia vado a riapplicare il caramello. Infine applichiamo il mascara, utilizzo questa mini size di Estée Lauder, il Sumptuous Infinity. E questo sarà il risultato finale, appunto un trucco molto molto nude e semplicissimo. Faccio al volo l'altro occhio e torno. Eccomi qui con entrambi gli occhi truccati. Passiamo al resto del viso. Applico su tutto quanto il viso una BB cream e utilizzo questa qui della So Bio, che è una BB cream però texture leggera.
e la applico con le mani come fosse, diciamo, una semplice crema. Vado poi a passarci sopra una cipria colorata, questa qui è della Moi ed è la shade 2, e la vado ad applicare con un pennello grande da viso. Applico poi un bronzer opaco e come sempre utilizzo questo della Sun Club, che è la 01 Natural, e la vado ad applicare con questo pennello. Infine applico un blush rosato e utilizzo questo qui della Essence, il Silky Touch Blush, nella colorazione 20 Babydoll, che è un classico rosa molto discreto e naturale. Infine sulle labbra eviterei rossetti troppo accesi e particolari e quindi vado ad usare questo matitone della L'Oreal, il Glam Shine Balmy Gloss, e questa è la colorazione 912 Sinful Peach, che come vedete è questo rosa molto molto naturale. Questo è l'effetto finale. Come vedete è un trucco assolutamente molto molto semplice, nude, velocissimo anche tra l'altro, oggi ho questi capelli che non hanno una forma, e penso, cioè, secondo me, almeno a mio avviso, è, diciamo, il look più adatto per un primo appuntamento, perché magari andare a truccare esageratamente o con rossetti troppo accesi non... o almeno secondo me non è il caso. Fatemi sapere se vi piace, se vi piace questo tipo di trucco molto semplice e nude. Aspetto come sempre i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! It's fun to see.